Sentiamo. Un ricchione isterico e ormai pelato. Un'oca giuliva paraculata e un ospite inutile. Tutto questo è falsissimo. Buonasera a tutti e bentornati a Falsissimo. Questa settimana abbiamo un altro appuntamento con le interviste speciali prima che torni la nostra amatissima Silvia Tortellin. Anche oggi siamo in diretta dai nostri studi qui di Colognugnu, dove abbiamo un grande ospite, veramente io sono molto emozionata. Un saluto dalla vostra Alda Slercia e abbiamo con noi un grandissimo ospite, sono veramente emozionata oggi. Sì, con sì. Noi direttamente da Hollywood, Harrison Ford. Ciao a tutti, ciao, sono Harrison Ford, potete chiamarmi anche Harrison Fiat visto che siamo in Italia. Per favore. Tanto complimenti, una carriera brillantissima, devo dire. Grazie, grazie, anch'io sono molto contento di essere sfondatamente ricco e incredibilmente famoso e spregiudicatamente amante di droga. Ma mi fa un po' braccetto con la popolarità. Mi ha detto che hai avuto un brutto incidente in aeroplano. Sì, 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 mi sono rovesciato addosso lo champagne all'occhio. Bruciato 4-5 minuti. È caduto l'aereo. È caduto l'aereo con lo champagne perché io giustamente mi sono arrabbiato, ho pestato il pilota, ammazzato le botte. È caduto l'aereo, morti tutti, tranne io che sono ricco e sfondatamente famoso. Però adesso praticamente hai avuto anche una malattia che ti ha paralizzato mezza faccia per qualche ora. Sì, ho la droga. Da una parte della faccia ero drogato, dall'altra ero sano. La parte drogata è stata male, l'ho portato all'ospedale. Infatti ho vissuto metà corpo per 4-5 giorni. Nell'85 realizzi questo thriller che si chiama Witness. Sì, esatto, insieme a Michael Jackson. Lui ha ballato Thriller mentre io faccio Witness Houston. Facciamo questo duetto musicale. È un videoclip lungo, 2 ore della stessa canzone che cambiamo un po'. Io mi cambio, divento Whitney Houston e un po' Michael Jackson. È un po' Thriller. Allora, prima vivo, poi divento morto, faccio zompo e faccio Thriller. E poi il ritorno Whitney Houston, trasformista, diciamo. E tanti film, e poi ovviamente cosa succede? Che succede? Succede che mi arrestano per quella. No, non lo sa nessuno. Nel 77 diventi uno dei protagonisti di una delle pellicole più amate nel mondo, che è Guerre Stellari. Guerre Stellari, che parla appunto di queste guerre fra le stalle. Io sono un agricoltore. No. Agricoltore anche violento, picchio famiglie, gente, tutto figlio violento, anche persone. Non per forza donne, uomini, tutto quello che mi capita, violento tutti, anche le stalle. Infatti la guerra stellare, perché fra le stalle c'è la guerra. Io con un altro pastore ci odiamo, gli scopro tutte le pecore, i buoi. Ma altri film che hai realizzato, film pazzeschi, ma incredibili, insomma, sì. Storie meravigliose. Io sono una persona speciale. Tra l'altro hai sposato anche delle gran belle fighe. Bellissime fighe, sì. Paranoia del 2013. Minchia, quello è un film che me lo ricordo ancora con Paranoia, tra parentesi. Per entrare nella parte mi sono fatto tantissimo. Sì. È la storia di un uomo che sta allo spioncino della porta. Ho paura che arrivino i carabinieri, perché in casa ci stanno facendo le buste con 1 chilo di bamba degli amici della Calabria, no? Sì. E lui minchia è in paranoia, allora passa dalla porta allo spiongino alla finestra. Perché lui vede i vigili urbani, la polizia, e ha tutto questo quest'ansia, no? Lui peppa e c'ha questa paranoia, no? Non è che arrivano i spiriti. Rimane tutto il film è girato allo spioncino. Tutto il film è diciamo questa inquadratura di questa porta, di questo che fissa dallo spioncino se arrivano i carabinieri, finché non infarta alla fine, poverino, e rimane un po' offeso. Certo. Cowboys and Aliens. Cowboys and Aliens. Sì. È la storia praticamente di un cowboy che deve fare l'assicurazione alla macchina, no? Che nonostante sia girato nell'800 in America, lui c'ha la macchina. C'ha la macchina. E allora la difficoltà è che cerca un'agenzia dell'Allianz per fare l'assicurazione. Nell'800 devi dire. Già è strano che ha la macchina, ma tu dici, ma che è quella cosa? È una macchina. E c'è tutto il film, parla di questa cosa che non è possibile che lui abbia. Allora lui appunto cerca un'agenzia per fare l'assicurazione, ma essendo nell'800 non esiste. No, allora gira con questa macchina nel West, no? È un cowboy con la macchina. Questa agenzia dell'Allianz. Beh, c'è da ricordare, tra l'altro, che hai avuto una relazione con un'altra attrice molto famosa che si chiamava Calista Flockhart. Minchia, quanto è Calista, e chi non se la ricorda Calista? Calista che poi è diventata Calista Tanzi.
E poi ha fatto l'operazione, dopo che si è lasciato, è diventato uomo imprenditore vecchio. Ah. La prima operazione fatta al mondo per diventare non solo cambiare sesso, cambiare età e professione. Un'operazione. 12 ore di operazione. Cioè, era donna, era calista, poi è diventato Calisto Tanzi. È diventato, addirittura è diventato uomo vecchio, truffatore, imprenditore e truffatore. Cioè, proprio gli hanno ricreato una vita anche scandalosa. Pazzesca. Beh, poi diciamo che ecco, l'ultimo rapporto che tutti ricordano è con Melissa Mathison. Minchia, che non se la ricorda Melissa Mathison? Che è quella, quella che ha costruito il Madison Square Garden. Ma no, lei no, è Melissa, no, proprio Mathison. Cioè, proprio lei con le sue mani ha fatto un intero stadio. Pensa che cosa faceva col cazzo. Harrison. Dimmi. Harrison, è stato veramente un piacere. Grazie. Chiamami anche Brian. Brian e Harrison. No, vabbè, dai.